Per la prima volta oggi i periti della Procura sono saliti al piano superiore della villetta di Freddi Storgato per trovare impronte che dovrebbero confermare o smentire la versione di quanto avvenuto la notte tra il 15 e 16 gennaio data da Manuela Cacco. In particolare la lente del medico legale entrerà nella camera da letto del principale imputato. Un'analisi importante per la famiglia Noventa per capire se la Cacco possa davvero aver dormito in quella casa la notte in cui Isabella è morta. La tabaccaia di Campo Nogara, infatti, ha più volte cambiato versione su questo punto. In un primo momento aveva raccontato di essere tornata a dormire a casa da sola dopo aver ballato per alcune ore insieme a Storgato in discoteca. Solo in un secondo interrogatorio ha spiegato di aver trascorso la notte in via Sabbioni insieme a Freddi. Nel frattempo potrebbero iniziare a breve una nuova serie di ricerche dei resti del corpo di Isabella. Stavolta però sarà la stessa famiglia Noventa a condurle con l'aiuto dei cani molecolari. Il legale infatti avrebbe individuato un punto ben preciso dove il cadavere potrebbe essere stato nascosto. Nessuna anticipazione su questo fronte, l'unica cosa certa è che a differenza di quanto successo nei mesi successivi dalla scomparsa, non si cercherà in acqua ma sulla terraferma.